Radio.tv Riccardo Cristiano, ci troviamo a Cleto oggi proprio in occasione di una giornata che l'amministrazione comunale ha voluto dedicare proprio alle persone, sia le attività che gli esponenti proprio della comunità cletese, per gli auguri natalizi. Quindi intervistiamo il sindaco Armando Bossio, che ci dirà come mai ha scelto proprio questa data e oggi per gli auguri proprio di questo Natale 2022. Allora, buongiorno Riccardo e grazie per essere venuto qui stamattina. Saluto tutti i nostri concittadini. Stamattina siamo qui perché ho voluto mettere all'interno del programma natalizio anche questa data. Non è una data scelta in maniera specifica, perché avendo tanti impegni siamo riusciti in qualche modo ad inserirlo nella settimana prima di Natale, proprio perché volevo portare un messaggio, insomma, di serenità, di tranquillità, di collaborazione alla comunità, e lo volevo fare con le parti più importanti di questa comunità, ovvero ho invitato l'intero consiglio, maggioranza e minoranza, abbiamo invitato padre Giampierre, il preside delle scuole, il preside Cavallo, ho voluto invitare tutte le associazioni sul territorio di Cleto e anche quelle che non sono di Cleto, che però stanno dando un contributo importante per la crescita della nostra comunità, insieme ai dipendenti comunali. E ovviamente chi vorrà unirsi a noi sarà il benvenuto. Ho voluto inserire appunto questa giornata proprio per dare questo messaggio di importante, crediamo importante per la comunità, e crediamo importante per anche il futuro, e dare un messaggio proprio di collaborazione, di condivisione. Questa festa del Natale è quella in cui ci mette a tavolo un po' tutti e ci fa condividere quei valori che effettivamente dovremmo praticare tutto l'anno. A volte non ci riusciamo, non siamo bravi, però l'intento è questo. Tra l'altro sono felice, siamo, come dicevo, stanchi un po', però felici, perché stiamo portando avanti un programma di quasi un mese di appuntamenti estivi e natalizi. E proprio ieri sera abbiamo avuto il villaggio di Babbo Natale, dove tanti bambini, che è tanto è stato dedicato a loro in questo vasto programma, hanno partecipato, e ci rende il cuore di gioia, perché ieri l'entusiasmo, io dico sempre che gli appuntamenti più belli sono quelli dove vediamo i bambini sorridere, no? E quindi sono anche gratificanti per i grandi, ma invito la comunità a partecipare anche al resto delle attività che si svolgeranno, tra cui anche già domani sera saremo alla chiesa di Savuto, ma poi per proseguire anche fino addirittura al 6 gennaio. Quindi chi non ha avuto la possibilità per lavoro, per altre cose, lo invito a venirsi a rilassare, a condividere con noi questo clima natalizio che comincia un po' a smaltire quello che sono stati gli ultimi 2 anni, seppur qualche contagio ancora, come a Cleto, come in altri paesi, si fa resiste, però insomma penso che il brutto sia passato, e il messaggio per il 2023 che possa essere sicuramente diverso da quello che abbiamo passato in questi 2 anni. Chiudo facendo gli auguri ovviamente a tutta la comunità, non solo alla comunità che vive sul nostro territorio cletese, ma anche a quella comunità che per ovvie ragioni di lavoro o per altre attività inerenti alla propria quotidianità sono fuori sede. Tanti sono gli studenti, tanti sono i figli di questa terra che sono emigrati al nord Italia, ma tanti canadesi ci stanno mandando tanti messaggi d'auguri in questo periodo, e a loro va il nostro più affettuoso saluto da parte mia, da parte dell'amministrazione e di tutta la comunità, con l'augurio che possono tornare. In tanti ci scrivono che la prossima estate ci faranno visita, e noi, come diciamo, apriamo le porte al 2023 anche con questa speranza di vederne sempre più di queste persone che dopo tanti anni, alcuni 10, alcuni 20, alcuni mi dicono che dopo 30 anni hanno voglia di tornare, e questo è l'augurio che noi ci facciamo come comunità, perché rivederli nelle nostre piazze, nelle nostre attività è sempre un messaggio bello anche di ricordo e di tradizione, di radici, che a noi fa veramente piacere. Quindi auguri a tutta la comunità, auguri a tutti i cletesi nel mondo, di vero cuore dal sindaco e di tutta la comunità cletese. Grazie. Buongiorno a tutti, ci troviamo qui in comune oggi tutti quanti riuniti, giusto per scambiarci gli auguri e augurare a tutti buone feste. Auguri.